Buongiorno ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Oggi vi propongo qualcosa di completamente diverso, qualcosa che avevo in mente da tempo ed è una semplice progettazione, diciamo un layout fatto con AutoCAD di un camper di 7 metri. Ho preso la pianta di un camper vintage che è comunque un semi integrale che potrebbe essere appunto il Burtner. E ho messo dentro un paio di misure così che registrando lo schermo del PC vi potrò far vedere quella che è la mia personale idea di un camper da full timer. Eccoci qui ragazzi, questo è il camper di 7 metri di cui vi ho accennato all'inizio del video. Ora vi farò vedere quella che è la mia personale concezione che ho preparato prima di darvi questa bozza di progettazione, dove renderò un camper di 7 metri che normalmente può avere 6, 8 posti, 7 posti per una vacanza, lo rendo un 2 più un ospite eventuale, lo rendo un 2 più 1 da full timer, quindi stiamo parlando di un 7 metri che può essere di una marca o dell'altra, purché all'interno vengano create le connessioni e poi si parte, si mette tutti i sanitari e i servizi di cucina e poi letto, armadi e varie cose, come nel modo che io ho pensato per la mia concezione personale di comodità, vivibilità da full timer. Cominciamo col bagno. Qui abbiamo un bagno da un metro di interno per circa 2,100 m, perché l'esterno è 2,20 m, all'interno abbiamo 2,10 m, 2,100 m, scusate, ho parlato in millimetri. Cominceremo col posizionamento della doccia. Qui abbiamo posizionato la doccia, quindi qui abbiamo la porta d'ingresso del bagno, minimo di spazio, questa doccia è da 70. Abbiamo ancora lo spazio per il sanitario che andremo a posizionare insieme, perché li avevo già preimpostati per illustrarvi la mia idea. Il bidet, io il bidet lo voglio sul camper, e il water, chiaramente un water da camper, quindi abbiamo l'ingresso qui, la porta che si apre verso l'esterno. Ora andremo a posizionare il lavandino in questa posizione qui. Ecco fatto. Ecco posizionato il nostro lavandino con l'indicatore di 600, che in realtà sono 60 cm, quindi la porta si apre verso l'esterno e la persona potrà entrare direttamente qui nel bagno. In questo modo qui abbiamo abbastanza spazio, è una persona che si trova sul water, se un'altra ha bisogno di entrare, può comunque entrare, non so, lavarsi le mani comunque, o farsi la doccia direttamente. Qui ho previsto una doccia di quelle con la tendina classica, qui si possono appendere accappatoi, magari un armadietto di angolo o in varie posizioni sfruttando l'altezza. Naturalmente una finestra qui e uno blocco. Bene, fatto il bagno. Ora andiamo a creare la nostra camera da letto, molto semplicemente. Ho previsto un letto da 2 metri per 1,40 alla francese. Ecco posizionato il letto matrimoniale subito all'esterno del bagno. Quindi ci si alza dal letto e si può andare direttamente in bagno senza dover fare tanti casini. O il bagno è un bagno standard, è un bagno di un, che può essere il bagno di un hotel, bagno grande, più vivibile, più serbatoi di acqua naturalmente maggiorati, perché giustamente magari si tolgono pesi da altre parti, ma l'acqua ci deve essere per forza. Bene, ora andiamo alla zona cucina. Qui avevo già previsto questi componenti che vado a riproporre dove li avevo messi un attimo fa.
Come potete vedere, qui abbiamo una cucina a gas con un lavello standard, un frigorifero grande e un armadio che può essere usato come dispensa. Comunque qui sopra, come in tutti i camper, verranno messi i classici armadietti tipo antine, dove si può mettere il caffè, le varie cose, il frigo per quello che dobbiamo mettere in frigo, e questo armadio può essere usato, non so, per tovaglie, stracci, piatti, un minimo di dispensa. Dalla parte opposta ho previsto una dinette che può diventare un letto singolo nell'eventualità di un ospite. In questo modo la dinette è proprio sulla porta di entrata, e da questa parte qui andremo a sfruttare ulteriormente lo spazio di questo corridoio con due piccoli accorgimenti, secondo me sono molto interessanti come idea. Qui ho posizionato un armadio alto fino al soffitto che può fare da guardaroba. Qui ho posizionato una scarpiera proprio dietro la porta, come potete vedere questa si muove dietro la porta. Quindi abbiamo detto ingresso del camper, chiaramente ingresso dal portiere, ingresso del camper, si è subito nella zona di net che può diventare letto singolo, e lavello, fuochi, frigorifero, dispensa. Altrimenti si può andare direttamente sul letto e dormire. Ok? Qui eventualmente si può tirare una tenda se non si vuole far andare in questa zona qui gli odori. Si scende dal letto, si va in un bagno grande, un bagno che su un 7 metri io paragonerei ad un camper americano. Nel video che avete visto io ho illustrato quello che era il mio personale progetto, che sicuramente va associato a 300 watt di pannelli solari, un regolatore di carica da almeno 30 ampere, due batterie AGM di buona qualità nuove con almeno 100 ampere ciascuna. In questo modo abbiamo la certezza di avere la corrente sempre, che sia generata da un viaggio, che sia generata dai pannelli solari, e nel caso di niente sole o comunque impossibilità di caricare, un generatore di emergenza di quelli esterni adattato. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!